carcere vissuto dall'interno, dai detenuti certo, ma anche dalla polizia penitenziaria. Secondo i rappresentanti delle forze dell'ordine, sezione regionale UGL, la situazione torinese palesa carenze di organico, stress da lavoro, difficoltà nella promozione del benessere lavorativo del personale. In Piemonte noi abbiamo una popolazione detenuta di 4.500 unità. Per effetto della legge sono usciti 171 detenuti, significa pochissimi rispetto a quelli che sono i benefici. Eh, le strutture non nonché il, la carenza di organico porta il personale a effettuare turni di otto ore, quindi eh, completamente quelli che sono poi eh, in spregio alle norme oggi, eh, che sono quelle pattizie rispetto a quelle che è la Polizia Penitenziaria. In più eh, noi tro ci troviamo a fronteggiare ormai una carenza... Di, eh, di organico e di risorse umane il, il compito istituzionale della polizia penitenziaria è il rinserimento la risocializzazione del detenuto è importante partire da questo presupposto. In Piemonte problemi differenti ma strutturali esistono negli istituti di pena per gli adulti come in quelli per i minori. Il grosso problema per quello che riguarda la giustizia minorile è intanto il fatto che se al DAP eh, i fondi sono insufficienti alla giustizia minorile è ancora più... Uh, pesante la situazione perché, essendo un dipartimento più piccolo rispetto comunque al DAP, è un dipartimento che conta 19 istituti penali su tutta la regione, gestisce all'incirca 1000 appartenenti alla polizia penitenziaria, più personale educativo e così via, ha degli stanziamenti sicuramente minori e con in tempi di spending review gli stanziamenti sono diminuiti ancora di più e ci sono problemi anche per fare le cose più semplici. I problemi sono uguali anche ai minori, anche se rispetto comunque agli adulti noi all'interno dei minori, almeno al Ferrante a Porti Torino, abbiamo un ambiente un attimino più familiare, meno, meno improntato sul uh, senso proprio di appartenenza ad un corpo gerarchico. Ci conosciamo, siamo in pochi, noi in tutto siamo una cinquantina, fra chi comanda e gli agenti ultimi arrivati.